Benvenuti a Musica, Parole e Racconti di Viaggio. Siamo tornati con questo format frizzantino, l'abbiamo definito l'ultima volta. Sì, ritorniamo con il nostro format classico, con noi due in studio. La formazione proprio originale. La formazione originale, come con la nostra guest star per eccellenza, Stefano Massari Beach Club. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben risentiti Antonio e Edoardo, con piacere anche oggi. Ripartiamo con la nostra avventura, perché riparte Musica, Parole e Racconti di Viaggio con la sua cadenza settimanale. Questa sarà una puntata molto particolare, Stefano, perché è ripartito il mondo con alcune, destinazioni, magari con tutte. Stefano, fra poco si avvicina la tua destinazione orientale, speriamo con le prossime riaperture. Speriamo. Anche se lì il pollo guarda verso occidente nel planisfero. Sì, ma perché il pollo è un po' paragnosta. Il pollo è di origine thailandese. Esattamente. Dove è stato concepito il pollo? Il pollo è stato concepito in un mercato a causa di un'escursione saltata, perché c'era una specie di diluvio universale, un anticipo di diluvio universale, quindi salta l'escursione in barca, pioveva talmente tanto che non riuscivamo nemmeno ad arrivare al pulmino, quindi siamo entrati in questo mercato e sono usciti fuori due polli in realtà, perché c'è un altro collega che insieme a me ha comprato questo pollo e lui ci viaggia meno. Però ecco, i due polli nascono in Thailandia nel 2015. Un parto gemellare. Guarda, pubblicato un ricordo stamattina proprio di quel viaggio, quindi nasce proprio in questi giorni. Allora, io direi di tornare sul format di questo programmino e arrivare a bomba dicendovi che oggi racconteremo i viaggi tramite due canzoni, entrambe italiane. E visto che Stefano... visto che non c'è Costantini oggi, le canzoni sono italiane. Visto che Stefano ha parlato di escursioni, io inizierei con un grandissimo classico della musica italiana, che è Un'avventura di Lucio Battisti. Perché Un'avventura di Lucio Battisti? Perché vogliamo che due esperti di viaggi come voi... Stavolta non sarà un'avventura. Proprio lei. Vogliamo che due esperti di viaggi come voi ci raccontino la loro escursione più bella. Prego, inizia Stefano. Guarda, io col fatto dell'Oriente, conoscete il mio amore per l'Oriente, ce ne avrei tantissime. Colgo l'occasione, perché proprio il ricordo che ha pubblicato stamattina, e quella è stata sicuramente una delle più belle, l'escursione alle isole Similan, un arcipelago di 8 isole, di cui mi sembra solo 3 visitabili, che è situato nel mare delle Andamane, di fronte a Khao Lak, una cosa strepitosa, sembrano le Seychelles, direbbe qualcuno. Mare strepitoso, barriera corallina, anche un pizzico proprio d'avventura, perché c'è una roccia che si tiene in equilibrio, che è molto bella vista da sotto, però per fare la foto da sopra con la baia sotto c'è da fare una piccola scarpinata con gli infradito, tra l'altro reggendosi con la corda, perché non si arriva tranquilli in cima, infatti non tutti vanno. E sicuramente le isole di Similan sono una delle escursioni più belle che ho fatto. Antonio? Allora, se parliamo di escursione, cioè l'avventura più bella che ho fatto, io sono l'altra faccia, cioè Stefano è là, io sono la Z su questa cosa. Parlo della Monument Valley, tutto quello che ha raccontato la Monument Valley con i suoi colori, con i suoi sapori, con le sue musiche, perché l'indiano che fa il saluto al sole, una cerimonia rituale alle 7 della sera, è qualcosa di veramente emozionante, con questo sole che scende dietro i monoliti.
E perché no, la cavalcata in mezzo alla Monument Valley, lo scritto non sa cavalcare, quindi con il cavallo che sembrava un ronzino come quelli che vanno su per Santorini, quindi che seguono il cavallo davanti, però un pochettino ti fa immergere in questa natura selvaggia, un po' di dal selvaggio west. Quindi quando uno mi parla di un'avventura vera e propria, mi sono apparse due immagini fondamentalmente, perché per me è stupenda, sono stupendi gli Stati Uniti, ve lo dico, lo sapete, lo ripeto 300 milioni di volte, però due immagini ci ho avuto nella mia testa, che sono piombate in maniera molto molto forte: il rafting dentro il Colorado, sì, però lì per lì è una bella emozione, con queste grandi pareti enormi di fianco, però l'emozione che mi ha dato dentro la Monument Valley, la cosa più bella, adesso questo ve la devo raccontare perché è un aneddoto, riprendo la vacanza fatta l'ultima con i miei figli, con i crilumi, che sono Cristina, Luca, Matteo, scendiamo io e Letizia, mia moglie, andiamo per dentro la Monument Valley, che è veramente una valle silenziosissima, perché la cosa che le macchine camminano piano, si deve ascoltare veramente il rumore di tutta l'atmosfera intorno. La cosa più bella, noi avevamo affittato una Grand Cherokee americana, in poche parole usciamo dalla macchina, io e Letizia andiamo verso il punto dove poi avremmo preso il cavallo per fare la cavalcata. Era veramente silenziosissimo, uno dei punti più silenziosi. Sta di fatto che si chiudono le porte della macchina all'interno, con i ragazzi all'interno. Su questo gli americani sono eccezionali, perché hanno fondamentalmente molti servizi di sicurezza, anche le automazioni di sicurezza anche dentro le macchine. Poche parole, parte il clacson perché Cristina aveva toccato il bottone della panic room, e quindi in tutto silenzio si sente sta macchina, una confusione clamorosa, e noi non riusciamo a capire come poter spegnerla. Quella fu un episodio curioso. Ma come siete usciti poi? Panic room, c'era "There is the bottom, panic room", un'americana che si è fermata, presa con passione questi cinque sganganati italiani che non riuscivano a capire come fa a spegnere questo clacson alla macchina. Ma quindi adesso, no, in questo periodo, io rintervengo parlando con gli esperti di viaggio. Entrambe le destinazioni ed entrambe le... No, la sua ancora non è aperta, o quantomeno così è aperta, ma è aperta con limitazioni, bisogna dare le giustificazioni. La mia, a metà di novembre, per fortuna, riaprirà. Thailandia in realtà è aperta, ma prevede la quarantena lì, all'arrivo. Ho detto, è aperta con determinate limitazioni, quindi se tu vuoi andare devi fare 10 giorni, se non vado errato, in un albergo. Esatto, devi quarantena negli hotel predisposti a Bangkok. Sì. E poi c'è questo problema. Invece l'America, speriamo che, da quel che sembra, dal 15 novembre sarà bollino verde. Tra le altre cose, sì, è uscita recentemente anche la classifica di Lonely Planet, l'avete vista? No, io non l'ho vista questa volta. Beh, no, nemmeno io. Città numero uno da visitare nel 2022, Oakland, adesso è bellissima, città strepitosa. Comoda poi. È comoda anche da arrivarci, soprattutto. È vero. Dietro l'angolo. L'unica italiana, vai, sparate. Roma. No? L'unica italiana sarà Napoli. No? Firenze. L'unica. Beh, giocare in casa in quel caso. Però devo essere sincero, la Firenze è stratosferica, perché è inutile dire, i colori di Firenze sono bellissimi, ok? Però ci sono anche altre città che hanno il loro fascino. L'altro giorno a Torino, questo fascino sabaudo è particolare, questa sua, ogni città c'è la sua musicalità. Musica, parole, opere, omissioni, ci sta, nasce proprio apposta. Quindi con la sua musicalità, bellissima Milano con la sua operatività, bella Napoli con i suoi colori, la sua,
la sua brillantezza, perché Napoli è Napoli, cioè è stratosferica Napoli come città. Una su tutte, vogliamo dirlo, Stefano. Però Roma è Roma. Vabbè, Roma è Roma. E poi ci gioca la Lazio, cosa vuoi dire? Esatto. Che però scrive Roma, che però poi scrive Roma nella curva. Allora, secondo brano, oggi andiamo veloci. Via con me, Paolo Conte. Per dove partireste oggi? Per dove organizzereste un viaggio con tutti i vostri clienti? Allora, se parto io adesso, Stefano. Se dovessi parlare di destinazioni aperte, in questo momento non c'è grande scelta, e tra quella grande scelta mi butto sul mare, il mare più bello, e cioè le Maldive, perché anche le Maldive sono le Maldive. L'assurdità è il livello di prezzo delle Maldive in questo momento, che penso che sia lievitato più di un pandoro, ok? roba clamorosa. Però è anche vero che io mi metto sul revenue, dalla parte del revenue di tour operator, dove puoi anche massimalizzare i guadagni dopo 2 anni in cui veramente il traffico turistico era zero, devi qualcosa farlo. Certo che se calmierano un po' più i prezzi forse sarebbe meglio. È anche vero che se le Maldive, come è vero, è un dato di fatto, sono sold out per molte date, qualche cosa vorrà dire questo, no? E soprattutto il prezzo lo fa il mercato, quindi finché sono sold out la vedo difficile. Mentre per Stefano? No, io invece, se mi chiedi dove andrei con i miei clienti, io andrei sicuramente in Repubblica Dominicana. Sicuramente in Repubblica Dominicana, perché... Ma lì perché per altre cose, Stefano, però di la verità, adesso non c'è tua moglie che ti... No, perché... No, ti spiego, perché comunque, come dicevi tu... Perché ridi? Ti è venuta la risata successiva? No, è a parte gli scherzi, uno sembra che quando va in viaggio si va per divertire. Anche il divertimento, no, ma noi andiamo per... Però esplorare. in realtà dopo 2 anni, se tu mi parli... Cioè, io ho una clientela, la mia fascia di clientela... più alta è sicuramente quella 30-50, quindi io i miei clienti dopo 2 anni chiusi dentro casa li vedrei molto bene in Repubblica Dominicana, anche per il divertimento e insomma tutto quello che offre poi l'isola, quindi si possono organizzare escursioni a cavallo, come dicevi tu prima, negli Stati Uniti, come sotto le cascate, molte baie, molte isolette, Catalina, Saona, la capitale, e quindi io, se mi chiedessi adesso dove andrei, sì, a Samanà, esattamente, la parte sopra di Las Terrenas, Puerto Plata, l'isola è bella e varia, in gruppo sicuramente adesso i miei clienti me li porterei tutti a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana. Santo Domingo, che comunque è, essendo aperto, dà una marea di possibilità, come ci descriveva Stefano. Come per le Maldive, il prezzo ovviamente non è quello con cui c'eravamo fermati. C'è sicuramente un incremento non folle, diciamo del 15-20%, ma sicuramente c'è. Sì, delle Maldive di più. Ma una cosa a metà strada, cioè che incontra comunque dei posti meravigliosi ad un L'Egitto. Prezzo... L'Egitto ancora mantiene un prezzo decente, l'Egitto ha il suo fascino, l'Egitto è la terra dei mille colori, il deserto soprattutto. Io, anche perché molti dicono andiamo a Dubai, c'è l'Expo quest'anno... Dubai, allora, però bisogna dire una cosa, tutta sta politica che abbiamo fatto in Italia, abbiamo visto che quando c'è stato poi il TAN a libera tutti, anche se parziale, molti hanno preferito scegliere destinazioni estere, perché noi vogliamo vivere, noi vogliamo viaggiare, noi amiamo il mondo. Speranza, te capì?
ce lo tagliamo. No, perché ce lo tagliamo. E noi agenzie di viaggio, e questo lo dico chiaramente, noi agenzie di viaggio non vogliamo l'elemosina, noi vogliamo soltanto lavorare, che è una cosa molto ben diversa rispetto a quello che uno dice, perché adesso c'è poi la politica dei voucher, uscirà fuori anche la questione dei voucher, e quindi molti vanno a scadenza il 31 di ottobre, che sono stati tutti prorogati per 24 mesi, quindi non più 18 ma 24 mesi, e quindi che dire, anche stamattina, anche altre volte un po' di insistenza da parte del cliente, però purtroppo questa è la normativa. Noi agenzie di viaggio vogliamo soltanto che ci riaprite il mondo, non entriamo nel ginepraio, green pass sì, green pass no, vaccinazione sì, vaccinazione no, perché penso che siamo stati tra i primi a avere il braccio fuori dalla finestra. Quello perché? Perché volevamo riprendere a viaggiare, ok, quanto prima, in massima sicurezza. Scusatemi l'inciso, ma era giusto farlo. Non siamo complottisti, siamo soltanto dei lavoratori. Questo è quello che vorremmo cominciare a far passare come messaggio. Stefano, l'ambiente a livello di clientela lì da te com'è? Si affacciano, ma l'incertezza impedisce. Certezza regge sovrana, perché abbiamo una classe politica che ha fatto della paura la vera e propria campagna elettorale. C'era House of Cards, il famoso film, basta guardarlo indietro, lo ripeto più di una volta, governa mettendo il clima del terrore. Abbiamo fatto questo, punto. Non sono un complottista, non sono questo, però un attimino, calmi, tranquilli, ci vacciniamo, facciamo quello che dobbiamo fare per poter viaggiare, lasciaci viaggiare. Questa è la realtà dei fatti. Questo è quello che... No, su questo... No, scusate. No, Stefano, scusami. No, fai, di la tua. Io? Sì. Sì. No, solo stavolta, Stefano, però mi raccomando. No, io sottoscrivo quello che hai detto, soprattutto l'ultima parte, quella del fatto che c'è stato chiesto di vaccinarci in poco tempo. Noi siamo stati i primi, cioè appena c'è stata data la possibilità. Addirittura io e Danilo l'abbiamo prenotato l'open day del Lazio mentre eravamo sulla nave da crociera, quindi addirittura Danilo siamo scesi la domenica mattina e domenica sera è andato, quindi noi eravamo pronti, siamo stati pronti. Adesso però, anche alla luce che fondamentalmente tante persone se ne fregano delle regole, quindi si stanno magari anche prenotando delle cose che teoricamente non sarebbero consentite, ma a causa del non controllo che c'è negli aeroporti e dovunque, a parte nei porti quando si sale sulla nave, queste persone vanno anche in destinazioni che sono per noi chiuse alla vendita, che invece dovrebbero essere aperte, perché se sono aperte per gli altri paesi europei, se sono aperte nel senso che dall'Italia ci sono i voli, gli alberghi sono in vendita e è possibile prenotarsi un viaggio in quelle destinazioni ci deve essere consentita la vendita subito. La posizione, non c'è motivo da aspettare dopo Natale, che abbiamo un Natale e Capodanno da fare, che per tante agenzie significa tante cose in più, tanto lavoro, insomma, riprendere una cosa che somiglia più a quello che facevamo 2 anni fa, e chi lavora come me tanto con i viaggi e nozze, significa poter fare delle campagne, degli inviti, delle operazioni che si dovrebbero fare adesso per le partenze di giugno, luglio, e agosto, e settembre, ottobre del prossimo anno. Ma se io non so nemmeno dove posso mandare le persone, ma come faccio? Certo. Come devo fare? Qui quindi... potremmo mandare tutti ai Maldive, cioè non ci vanno tutti ai Maldive, purtroppo. Non c'entrano. Purtroppo no.
Bene, bene. Stefano, allora, dalla settimana prossima ritorneremo con ospiti in studio con noi e renderemo ancora più frizzante l'iniziativa. Salutaci anche il pollo, se n'è andato improvvisamente. Sì, ma non è un problema. In quel caso proveremo un famoso contatto a distanza. Ciao Stefano! Grazie. Buona giornata e grazie a tutti. Stefano!